perché quando sono dal vivo devo pagare l'Empass? Ma non state a pagare l'Empass. L'Empass è la previdenza del musicista, è l'ente previdenziale che si occupa dei nostri contributi, della nostra pensione, e deve pagarlo il tuo datore di lavoro, in questo caso il locale. Il locale, sapendo che tu vai a suonare, dovrebbe recarsi all'Empass o collegarsi al sito dell'Empass, dichiarare che tu vai a suonare, e prendere quindi un certificato che è il certificato di agibilità con il quale l'Empass sa che tu puoi agire nel locale, e entro il 16 del mese successivo al giorno in cui si svolge al mese in cui si svolge l'esecuzione deve versare i contributi. Su una prestazione da 100 euro concordata il locale dovrebbe metterci 23,81 euro, cioè 23,81%, e trattenere dai tuoi 100 euro 9,19 euro, cioè il 9,19%, si versa complessivamente quindi il 33% di previdenza, ma questo 33% è suddiviso in parte sul datore di lavoro e in parte sul lavoratore. Il motivo per il quale il locale non ti chiede, ti dice pagati tu l'Empass, è perché vuole risparmiare quel 23,81 e pagare solo 100. Ci sono dei modi per iscriversi da soli all'Empass, li vedremo nella prossima pillola però.